Ed eccoci di nuovo in diretta con il nostro Instant Focus. Come annunciato prima della pausa pubblicitaria, in quest'ultimo blocco in realtà parleremo soprattutto del conflitto russo-ucraino, naturalmente delle evoluzioni, e lo faremo grazie all'intervento di un ospite speciale, un saggista, Fabrizio Amadori, che sta scrivendo addirittura un libro, ecco, proprio sull'evoluzione della guerra, un libro che parte da un episodio ben preciso, naturalmente ce lo faremo raccontare, e la cui fine resta ancora sospesa, un punto di domanda, perché tutto dipenderà dalla evoluzione di questo conflitto. Io ringrazio naturalmente Fabrizio Amadori per essere qui con noi, ben trovato. Ringrazio io voi come al solito. Ecco, facciamo vedere proprio, ecco, attraverso la nostra pagina internet il lungo estratto proprio dal tuo libro intitolato Dopo la Moskva, e tu ecco, identifichi proprio questo episodio importante all'interno della guerra, ovvero l'affondamento, ecco, di questo mitico incrociatore russo da parte dell'Ucraina, che sembrava appunto un simbolo, insomma, di riscossa da parte del popolo di Zelensky, anche se magari poi con il senno di poi lo possiamo inquadrare in una maniera un pochino diversa, ma partiamo proprio da qui, ecco, perché è stato così importante, poi naturalmente l'analisi arriverà fino all'attualità. Certamente, perché la Moskva era l'ammiraglia della flotta russa nel Mar Nero ed era la nave che tormentava le coste dell'Ucraina sotto attacco, e in particolare Odessa, la regina del Mar Nero. Quindi l'affondamento di questa nave da battaglia ha avuto un altissimo valore simbolico, tanto più che è stato un affondamento probabilmente quasi tutto della farina del sacco ucraina. Ad esempio, i missili antinavi utilizzati probabilmente sono stati Neptune, che sono di fabbricazione ucraina, perché non ci dimentichiamo che l'Ucraina produce armi, esattamente con la Russia, ovviamente molte meno, però le produce. Comunque parliamo di paesi dell'ex area sovietica. Quindi il tentativo riuscito di affondare l'ammiraglia della nave russa ha avuto, come dicevi tu, un altissimo valore simbolico, e si è parlato addirittura di una svolta, perché evidentemente le guerre sono fatte anche di simboli. Simboliche, ad esempio, sono la presa di diverse città, anche del Donbass, che non sono strategicamente fondamentali, ma sono dei simboli anche per ridare convinzione all'aggressione russa. Cioè anche i soldati russi hanno bisogno di simboli per poter procedere. Chiaro. A maggior ragione per i difensori. Quindi nel momento stesso in cui tu fino a quel momento non hai avuto grandi risultati, all'improvviso affondi la più grande nave da battaglia della flotta russa nel Mar Nero, anche se si tratta di una vecchia nave da battaglia di origine sovietica, tu capisci bene che cambia anche lo spirito. Poi ovviamente i russi hanno subito detto: qui ci sono manovre americane e britanniche, l'informazione è stata data dai servizi americani e britannici. Per carità, tutto possibile, addirittura alcuni pensavano che fossero missili britannici quelli che hanno affondato la potente nave da battaglia, però alla fine questa nave è affondata, e i russi fino all'ultimo hanno detto no, non è stata affondata, abbiamo avuto dei problemi tecnici. E quindi questa dire anche a dimostrazione del fatto che era importante anche per i russi negare che gli ucraini fossero stati in grado di affondare un simbolo della flotta russa nel Mar Nero, la flotta russa che spadroneggia del Mar Nero, anche perché quando c'è stata la spartizione dopo la fine dell'Unione Sovietica, non solo la gran parte, anzi tutta la parte dei missili nucleari è passata a Mosca, ma la gran parte della flotta ex sovietica è passata a Mosca. Chiarissimo, e quindi hai messo, ecco, in evidenza appunto questo valore simbolico importante, anche perché sì, di simboli anche è fatta una guerra, naturalmente. L'attacco, ecco, del tuo pezzo è quanto mai significativo, perché si dice all'interno di questo estratto che mentre la Russia continuava ad attaccare l'Ucraina, dall'altra parte del mondo la situazione si infiammava, perché Xi Jinping aveva ribadito al 20° congresso che la Cina avrebbe fatto
fatto tutto il necessario per riprendersi Taiwan. Sembrava del tutto indifferente dal punto di vista dell'Occidente. Ecco, hai messo dunque in correlazione la situazione, appunto, il conflitto russo-ucraino e invece un altro fronte, quello di Taiwan, che si è riaperto proprio in questi giorni, sembrava insomma archiviato, invece no, perché c'è stata una maxi incursione nello spazio aereo di Taipei con la Cina che ha alzato in volo 71 aerei da combattimento. Ecco, quindi io ti chiedo appunto se c'è la possibilità, naturalmente spaventosa, che oltre al fronte ucraino se ne apra un altro nel 2023, ovvero quello appunto di Taiwan con protagoniste Cina e Stati Uniti. Sì, tutto è possibile, siamo ancora lì però, che si sta parla di possibili scontri tra potenze nucleari, sì. Perché la Cina non ha la forza nucleare della Russia, ma è la terza, dopo Russia e Stati Uniti per numero di vettori e per numero di testate in particolare. Quindi stiamo parlando veramente di scontri in cui, tra virgolette, si gioca col fuoco atomico però, no? Tant'è vero che io in uno dei miei, diciamo, capitoli, nei capitoli del libro, voglio dire, parlo del Moloch Russia, in questo caso, per adesso torna la Cina, che ha dalla sua il fuoco atomico, il sacro fuoco, no? C'è quasi una reminiscenza di cultura religiosa pagana che non va sfidato. Quindi quelli che dicono l'Ucraina deve tornare a più miti consigli perché la Russia è diciamo inattaccabile e invincibile, sembrano quasi recuperare questo linguaggio religioso pagano dove c'è una vittima sacrificale destinata a questo ruolo, cioè l'Ucraina è una potenza con una fascino quasi religioso la Russia per via proprio di questo fuoco atomico, che è il motivo per cui non si può sfidare. E questo però, ripeto, è un linguaggio religioso. I fatti mostrano che la Russia è in grave difficoltà e l'Ucraina resiste grazie non solo al coraggio dei suoi uomini, ma alla tecnologia avanzatissima e alla forza militare dell'Occidente. Quindi in questo momento non si può dire che il Moloch russo stia vincendo, tutt'altro. Per tornare alla Cina, punto e a capo, cioè qui abbiamo un dittatore che ha ottenuto un terzo mandato, diciamo, in contrapposizione, contravvenendo a quella che era la politica cinese nei tempi di Deng, che è stato il modernizzatore della Cina, e cioè quello di creare in realtà un regime con scelte più collettive, fondate sul merito, con funzionari che avevano dei meriti per essere alla guida della Cina. Qui invece abbiamo un signore che vuole accentrare il potere nelle sue mani, Xi Jinping, e si circonda di yes men. E nel timore che la forza economica della Cina possa spingere, cioè una forza che possa diventare sempre di più nelle mani di privati, perché adesso la forza, diciamo, dei privati nell'economia generale cinese non è così rilevante, la gran parte delle industrie cinesi sono riconducibili allo Stato, per paura che invece si vada nella direzione di un mercato liberale democratico, un mercato libero, quindi più liberale democratico, più aperto alle novità, all'innovazione, a un pensiero diverso da quello di regime, il temendo che questa economia possa effettivamente portare a questa, ad una politica più occidentale, lui sta cercando di imporre una politica più dirigista. E i risultati si vedono, è la prima volta che la Cina cresce meno degli Stati Uniti, almeno dagli anni 70, uh-huh. E questo ovviamente porta a uno scontento, al rischio di uno scontento nel suo popolo. E ovviamente la manovra classica di dittatori per distrarre l'attenzione dei fallimenti economici è quello di creare un nemico esterno, è quello di scatenare una guerra. Esattamente quello che è successo e sta succedendo adesso in Russia. E comunque sono, diciamo, movimenti piuttosto simili, e quindi se continuerà l'economia cinese a non procedere come avrebbe dovuto negli ultimi anni, ebbene, come dovrebbe come è riuscita a fare negli ultimi anni, ebbene, allora alla fine Xi Jinping potrebbe gettare il cuore al di là dell'ostacolo, come si suol dire, e fare questo colpo di testa, considerato che è vero che la guerra contro in Ucraina mostra che il più grosso non sempre vince contro il più piccolo, ma è anche vero che lui nota che la guerra non sta indebolendo più di tanto
Putin, e anzi fa in modo che il suo potere sia sempre più, diciamo, nelle mani del dittatore russo al momento. Quindi il risultato qual è? Il risultato è che alla fine Xi Jinping potrebbe provare a fare questo stesso tentativo, complice il fatto che sa che c'è una differenza fondamentale tra Cina e Russia, e che la Cina è molto più grande da un punto di vista economico, è molto più potente, ma è anche demograficamente molto più vasta. Quindi i problemi di Putin, quelli di avere troppe madri che piangono i loro figli e avere una fetta della popolazione russa che è scontenta perché vedono molti morti anche in proporzione alla popolazione, in Cina questo succederebbe molto meno perché la Cina ha 10 volte la popolazione russa. Quindi se anche le forze cinesi utilizzate contro Taiwan fossero il doppio di quelle russe, sarebbero comunque un quinto in proporzione alla popolazione di quelle che la Russia adesso sta usando in Ucraina. Quindi ci sono almeno questi due fattori che Putin non ha a disposizione, che Xi Jinping avrebbe, e questo lo rende particolarmente pericoloso. Chiaro, chiarissimo. E a proposito invece, ecco, di come si sta evolvendo poi la situazione in Ucraina e soprattutto, ecco, delle strategie comunicative che stanno emergendo proprio in questo momento, perché diciamo che, come hai sottolineato, lo spettro del nucleare viene sbandierato ancora e viene sbandierato soprattutto da Lavrov e da Medvedev, mentre Putin in questo senso sembra che stia prendendo delle posizioni un pochettino più moderate. Addirittura il 25 dicembre si è detto disponibile anche a negoziare con tutte le parti. Ecco, alla fine, secondo te, quale linea prevarrà? Quella più dura, più intransigente di portare avanti la guerra fino a che, insomma, non si arriverà a una soluzione che piaccia ai russi, oppure la diplomazia alla fine avrà la meglio? Guarda, io, beh, qua c'è il gioco delle parti e Putin non può scherzare troppo col fuoco atomico perché, come ormai sappiamo tutti, un attacco nucleare passa anche dalla decisione dei generali, cioè non è che c'è soltanto Putin che dice vabbè, facciamo una guerra nucleare contro l'Ucraina e si fa. Lui sa che gioca col fuoco perché nel momento stesso in cui i generali, ricordiamoci che Putin non ha mai avuto un eccellente rapporto con l'esercito, dicessero no, noi non attacchiamo con la bomba atomica l'Ucraina, è un colpo di Stato e lui viene deposto e accusato di alto tradimento. Quindi quello che non può dire lui lo possono dire invece i suoi portaborse, fammi fare la battuta, cioè, uso un linguaggio un po' forte, però questo sono Lavrov e Medvedev, i quali, soprattutto Medvedev, sembra quasi che stia usando questo linguaggio così, diciamo, militarista, per un eventuale futuro politico dopo Putin. Però ecco, io direi che la cosa veramente importante è capire questo. Cosa pensa il popolo russo di un attacco atomico nei confronti dell'Ucraina? Perché è vero che è un popolo abbastanza soggiogato dal regime, anzi parecchio, ma grazie alla propaganda. Non è che il popolo russo non conti niente, come alcuni dicono. Può contare, in questo momento la maggioranza continua a sostenere Putin, però per via anche dei forti legami tra il popolo russo e il popolo ucraino, bisogna capire se un attacco nucleare, sarebbe accettato. Tenete presente che non è che il popolo russo, scusatemi, sa esattamente cosa sta succedendo in Ucraina in questo momento. Perché è ovvio che la propaganda russa gli dice quello che gli deve Certo. dire al popolo russo. Quindi quello che si può far si può ricamare fin quando si tratta di scontro convenzionale, diventa più difficile da ricamare quando ci fosse uno scontro atomico, uno scontro che poi sarebbe unilaterale, cioè sarebbe la Russia che usa le armi atomiche in Ucraina. Ovviamente sto parlando di questo scenario come ancora improbabile e ovviamente escludo nella maniera più assoluta che la Russia voglia veramente scatenare una guerra atomica nei confronti dell'Occidente, perché questo ovviamente porterebbe una reazione uguale e contraria, e sappiamo Certo. bene che il regime è lì per cosa? Mica per l'ideologia. Questi non sono persone malate di ideologia. Questi sono signori, parlo quelli dei signori del regime russo, malati di ambizione, di potere per il potere, di lussi sfrenati. Quindi non è esattamente Lenin che c'è al Cremlino in questo momento, no? C'è un filosofo che credeva nelle sue idee, qua abbiamo gente cinica, e che farebbe qualsiasi cosa pur di mantenere il potere.
e mantenere i lussi di cui parlavo. Qualsiasi cosa, ovviamente, a patto però di non beccarsi una bomba atomica sul Cremlino e su altri centri del potere. Quindi c'è un limite invalicabile anche per loro. Io di Chiaro. questo sono abbastanza sicuro, insomma. Ecco, sì, no, certo, questo naturalmente è lo scenario peggiore in assoluto che si prefigura, ma ce n'è anche uno decisamente più positivo ed è quello che è stato proposto da Kuleba, che è il ministro degli esteri ucraino, ovvero insomma questo summit di pace in occasione del primo anniversario della guerra, che lo ricordiamo è scoppiata lo scorso 24 febbraio, e un summit con le Nazioni Unite come sede, con Antonio Guterres a fare insomma un po' da mediatore. Che cosa ne pensi di questa proposta? Il summit si farà? Quali eventuali, insomma, conseguenze potrebbe avere? Ma il summit si farà, secondo me, se Putin potrà agire da una posizione di forza. Il motivo per cui Putin ha rifiutato degli incontri anche con Biden è perché lui vuole gestire la situazione, vuole discutere con gli ucraini da una posizione di forza. Nel momento stesso in cui lui non sta vincendo sul campo di battaglia, non sta ottenendo dei risultati, lui non, è difficile che lui voglia dialogare con il nemico. Tra l'altro non dimentichiamoci che quando io ho detto addirittura con Biden, ho voluto parlare con Biden, perché per Putin il suo interlocutore naturale è Biden. Chiaro. Lui è sempre un po' insofferente quando parla con Macron o con Scholz, perché non ritiene che siano paesi all'altezza della Russia. Peccato, però, bisognerebbe dirlo al signor, ricordarlo al signor Putin, che l'economia russa è più piccola di quella italiana, nonostante che la Russia, come ripeto spesso, abbia quasi 2 volte e mezzo la popolazione italiana e non so quante decine di volte l'estensione dell'Italia. Quindi, se la Russia si trova in questa situazione deplorevole anche dal punto di vista economico, e proprio per causa sua, il discorso che dicevamo, un libero mercato ai dittatori fa paura perché sembra il primo step per lo sviluppo della liberale democrazia. Diciamo, alcuni dicono che Putin rimase scioccato quando Barack Obama disse che la Russia non era più una potenza mondiale, ma era una potenza regionale. Ecco, lui con queste manovre ha cercato anche di far, diciamo, credere agli altri di essere una potenza mondiale. Poi abbiamo visto che l'esercito convenzionale russo Ecco, abbiamo perso per un attimo Fabrizio, vediamo se riusciamo a ripristinare. Perfetto, ci siamo. E quindi alla fine quello che diceva ad esempio la Politkovskaja del disastro dello Stato dell'esercito russo, all'inizio è stato chiaro, insomma, abbiamo visto veramente le difficoltà estreme dell'esercito russo a imporsi su un paese che ha 12-13 volte un PIL inferiore a quello italiano, perché l'Ucraina è uno dei paesi più poveri d'Europa. Certamente non aveva un grande esercito, certamente c'erano stati degli aiuti da parte britannica e americana, ma nessuno pensava davvero che l'Ucraina sarebbe stata in grado di diciamo, bloccare l'avanzata russa. Questo a dire, ripeto, qual era lo stato dell'esercito russo, che altro non era che uno specchio dello stato della federazione, un paese allo sbando. Ricordiamoci che la federazione moltissime caratteristiche del paese povero, a partire dall'aspettativa di vita, a partire da una decrescita demografica, cioè tutti quei cantori del putinismo si dovrebbero ricordare questi dati, cioè di una Russia allo sbando. E l'unico motivo perché lui e la Russia è riuscita ad andare avanti è dato dal fatto che gli idrocarburi hanno avuto sempre dei prezzi altissimi. Tant'è vero che questo price cap che ha messo l'Unione Europea ai russi non piace affatto, e Medvedev sogna di avere un prezzo al barile di nuovo a 150, di 150 dollari. Queste sono le aspirazioni di un regime ricchissimo, avido e corrotto, che sul prezzo dei carburi, sulle entrate dovute agli idrocarburi, campa. Poi, ovviamente, con queste entrate Putin foraggia la pubblica amministrazione e l'esercito, perché ha bisogno un po' dei cani da guardia alla George Orwell, ma poi di fatto la stragrande maggioranza dei russi, come dicevo, vive in case, soprattutto fuori dalle grandi città, voglio dire, senza bagno. Ha un'aspettativa di vita, ripeto, bassissima anche a causa dell'alcolismo, ma l'alcolismo è una spia di una situazione generale che non va. Di uno stato d'animo, di una, diciamo, di un panorama psichico che non va,
E adesso vediamo che effettivamente la federazione sta cercando con le unghie e con i denti di non essere umiliata da un paese che, ripeto, ha 13 volte meno del PIL italiano. Figuriamoci se la Russia si fosse scontrata con un paese, ad esempio, come un grosso paese NATO, come la Francia o il Regno Unito. Diciamo che è abbastanza facile capire cosa sarebbe successo. Peraltro, se non ci fosse la minaccia nucleare, probabilmente la NATO sarebbe intervenuta e probabilmente dopo una settimana, fammi fare questa considerazione che sembra un po' provocatoria, ma ci credo abbastanza, sarebbe stata a Mosca. Quindi soltanto per via di questo ombrello atomico che la Russia può fare tutto quello che fa, e devo dire fa anche un po', segue un po' l'atteggiamento del prepotente. Cioè lui dice, io faccio il prepotente e picchio il più piccolo, cioè l'Ucraina. Voi non mi potete toccare, voi non potete intervenire perché io ho la pistola. In questo caso la pistola atomica, se ci pensi, è una posizione assolutamente inaccettabile. Ecco, a proposito appunto di spettro atomico, l'abbiamo detto, insomma, Lavrov continua a sbandierarlo nelle sue manifestazioni pubbliche, ma poi c'è anche un altro, un ulteriore elemento che è emerso dall'ultima conferenza stampa, cioè quello di minaccia alla vita di Putin da parte del Pentagono. Insomma, ci sarebbero così degli attentati che potrebbero minacciare proprio alla vita del presidente russo. Secondo te è un rischio concreto possibile e soprattutto se si concretizzasse, che scenario a questo punto si aprirebbe? Beh, intanto è difficile dire se gli Stati Uniti abbiano la capacità di uccidere Putin, soprattutto se lui fosse, diciamo, dentro il Cremlino, no? Perché è ovvio che lì tutto sta dalla capacità dei servizi segreti russi di proteggerlo e soprattutto di non farsi infiltrare da potenze straniere. Quindi se loro dicono questo e ci credono, probabilmente hanno qualcuno dentro il Cremlino, se no difficilmente questo potrebbe succedere. E questo non, nessuno lo sa, cioè, a meno che, cioè, a parte i servizi segreti americani, nessuno lo sa, o il Pentagono, nessuno lo sa. Dicono, ah, ma se, si è già detto, ah, se la Russia dovesse attaccare, dei politologi l'hanno detto, dovesse attaccare con la bomba atomica l'Ucraina, il giorno dopo Putin sarebbe morto. Beh, bisogna vedere quali sarebbero gli strumenti per ucciderlo. Ripeto, se ci fossero degli infiltrati all'interno è facile capire lo scenario, ma viceversa non si capisce come potrebbero ucciderlo. Ovviamente non sarebbe bombardando il Cremlino con una bomba atomica, questo voglio dire. Una volta morto Putin, tu dici. Gli scenari sono molteplici, in particolare due, devo dire. Uno, entrambi terribili. Uno è la disgregazione, c'è il rischio della disgregazione della Russia, perché la Russia è come una, in realtà è come un'ex Jugoslavia, cioè fatta veramente di tante regioni diverse per vari motivi, tenute assieme da un potere centrale. E la Cina stessa ha delle ambizioni sulla parte orientale della Russia, questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare. Non dobbiamo mai dimenticare che in realtà la Russia non può sguarnire le frontiere, soprattutto la parte asiatica, perché la Russia non si fida della Cina neanche da un punto di vista della sicurezza militare. L'altro scenario è che a Putin si sostituisca uno peggio di lui. Parlavamo prima di gente che non è malata di ideologia. Ma gente malata di ideologia in Russia esiste e ci sono dei nazionalisti veri, gente che per i propri valori, fammi dire, molto discutibile per non aggiungere malati, la bomba atomica la userebbe davvero. Quindi non è tanto Putin che mi fa paura sull'uso atomica in questo momento, ma sono quelli che, diciamo, sfruttano fino in fondo quel Frankenstein ideologico che lui ha resuscitato, e cioè il nazionalismo. Ma lui l'ha sfruttato fino a un certo punto. C'è gente che lo sfrutterebbe fino in fondo. Lui ha dovuto resuscitare il nazionalismo russo, rafforzarlo, direi soprattutto, perché a un certo punto la Russia non aveva più un'ideologia dopo il crollo del comunismo. Chiaro. Quindi, se tu vuoi continuare una narrazione anti-Occidente, tu che sei diventato un paese capitalista, e quindi la contrapposizione economica non esisteva più, non c'era più il comunismo contro il capitalismo, ti dovevi inventare qualcosa per contrapporti all'Occidente. E questo qualcosa era il famoso nazionalismo becero, che nelle mani di Putin però era semplicemente un strumento Reni. Nelle mani di qualcun altro potrebbe diventare veramente uno strumento pericolosissimo, che potrebbe portare fino a, diciamo, fatti ancora più gravi,
di quelli già tragici che già avvengono in Ucraina. Chiarissimo. Fabrizio, io ti ringrazio davvero per questo bell'approfondimento. Naturalmente non termina qui, perché purtroppo la guerra continua e naturalmente, ecco, gli scenari subiscono poi degli aggiornamenti, delle modifiche di giorno in giorno. E l'appuntamento per il nuovo anno è per il 2023. Vedremo, insomma, di commentare insieme tutta l'attualità. Io ti ringrazio davvero per il tuo contributo e a risentirci, insomma, al prossimo anno. Ringrazio io voi, buon anno nuovo. Grazie, ringraziamo ancora Fabrizio Madori, saggista. Ricordiamo naturalmente anche l'estratto dal suo libro Dopo la Moskva, eccolo qua, lo vediamo attraverso la nostra pagina internet. Lo potete trovare naturalmente sul suo blog per approfondire, ecco, l'analisi del conflitto, un conflitto che appunto ci porteremo avanti anche nel prossimo anno. Io vi ringrazio naturalmente, telespettatori delle Fonti TV, per averci seguito in questa diretta mattutina. Domani mattina con voi, la Head of Channel di Le Fonti, Manuela Donghi, per l'ultimo appuntamento del 2022, in diretta sempre dalle 10 fino a mezzogiorno. Ringrazio anche Luigi in regia che mi ha seguito in questa diretta. Auguro naturalmente a tutti voi un buon 2023, ne abbiamo veramente bisogno, speriamo che sia così.